Ed eccoci alla puntata 4 di Teoria. In questa puntata guardiamo un attimo che cosa succede nelle casse e parliamo ancora di fase, perché è una cosa molto importante, è una di quelle poche cose di teoria che ha veramente un grande impatto sul tuo suono finale dei tuoi mix, dei tuoi mastering, quindi preferisco spenderci un po' più di tempo. Benissimo, quindi abbiamo parlato di fase, parliamo ancora un attimo di fase per vedere se abbiamo veramente fissato questo concetto. Quindi il segnale elettrico all'interno del nostro segnale audio può essere o positivo o negativo, e questo giustamente cede anche, immaginate, non solo all'interno dei cavi ma anche in un nostro mix. Ovunque voi andate a sommare dell'audio, quindi a fare chitarra più voce, ci saranno questo tipo di problemi, ossia dove il segnale è positivo e l'altro canale invece ha un segnale negativo si annulleranno, ma se e solo se sono perfettamente uguali oppure molto simili. Vi faccio l'esempio, quello più classico, dei problemi di fase durante la registrazione o il mix. Quando ad esempio si registra un rullante, si mettono due microfoni, uno sopra e uno sotto, perché uno vuol prendere la cordiera e l'altro vuol prendere invece la pelle superiore del rullante di una batteria. Che cosa succede? Che quando la vado a colpire io genero una pressione positiva che va verso il basso e una pressione negativa per il microfono che sta sopra. Se noi sommiamo questi due canali, il risultato è zero, perché più meno zero, ok? Questa è la fase, ed è per questo che tutti i mixer praticamente e tutti i programmi audio hanno la possibilità di girare la fase a piacimento. In questo modo possiamo sommare la pelle superiore e la pelle inferiore di un tamburo in modo più sicuro. Come fare a capire se si è giusti di fase o no? Provate a girarla. Se avete più basse e un segnale medio più alto, è giusto girata. Se invece girate la fase e perdete dalle basse nella somma dei vostri suoni, avete la fase sbagliata. Hai capito? Se è sbagliato, cioè il suono più sfigato, se c'è la fase girata, girala. Se è più figo, tienilo così. Ok, andiamo a parlare un pochino più nello specifico invece della parte di riproduzione del suono, ossia di casse acustiche. Qui dietro di me ne abbiamo una cassa. Cosa succede? Quando la nostra corrente arriva verso la nostra cassa, ossia il nostro segnale di linea che esce dal mixer arriva verso una normale cassa da casa e l'attacchiamo, non succede una beata minchia. Perché? Perché il segnale di linea è troppo poco potente per poter spostare il cono o il tweeter. Quindi ci serve un amplificatore. L'amplificatore non fa altro che prendere un segnale di linea e portarlo a una potenza sufficiente da spostare fisicamente il cono, che sposterà l'aria che porterà il suono alle nostre orecchie. Nei casi degli studio monitor l'amplificatore è dentro la cassa, quindi possiamo arrivare con un segnale di linea e l'amplificatore interno. In questo caso, come vedete, sono questi attacchi qui, sono attacchi diciamo per casse passive, servirà un amplificatore. Chiaro? Tipi di casse. Allora, quanti dispositivi di conversione dalla corrente al suono abbiamo in una cassa? Questa ad esempio è una due vie, perché abbiamo una e due vie, ossia un tweeter e un woofer. Nei casi, diciamo, ad esempio delle mie casse preferite, che sono le monovia, c'è un solo woofer che fa tutto il lavoro. Perché si divide in diversi tipi di woofer per diversi tipi di suono? Perché ogni dimensione di woofer fa il suo lavoro al meglio in un certo range specifico di frequenze. Ad esempio, i woofer sono ottimi per fare le basse frequenze perché sono molto larghi e spostano molta aria molto lentamente, mentre i tweeter sono leggerissimi e velocissimi, che ci permettono di riprodurre bene le alte frequenze. C'è un solo problema: per dividere il nostro suono dobbiamo appunto passare da un qualche tipo di filtro che possa dividere le basse frequenze che andranno al woofer e le alte frequenze che andranno al tweeter, perché se mando tutto al tweeter lui si ingolfa, perché gli arriveranno anche il segnale, che ne so, del kick della cassa. Come fa quel robino qua a farti il kick della cassa? Impossibile. Qual è il mestiere per il woofer sotto? E allora qui entrano in gioco i crossover, che non sono nient'altro che dei filtri
passa basso, passa bando, passa alto, che dividono appunto il nostro suono in più vie. Il problema è questo: un sistema che ha tantissime vie, mi faccio immaginare un sistema ad esempio a tre vie, come potrebbe essere un subwoofer più una testa a due vie, voi capite che ci sono tanti di questi filtri in mezzo per separare tutto, perché c'è uno che separa il subwoofer dalle casse e le casse al loro interno hanno un altro separatore per andare al woofer, al tweeter, o magari abbiamo delle casse a tre vie, quindi ce ne saranno ancora di più. Bene, la brutta notizia è che questo genere di operazione, cioè di dividere l'audio tramite dei filtri, porta a una perdita di qualità. Quindi, perché a me piacciono le monovia? Perché le monovia non hanno filtri, perché avendo un solo woofer va tutto dentro lì, lui poi farà tutto mediamente benino, però non c'è l'handicap, diciamo, di avere un filtro prima della tua cassa. I filtri in linea, quindi nel vostro mixer, sono molto più efficaci di quelli in potenza, ok? E un bel crossover di potenza è molto difficile da costruire. Un bel filtro, invece, quando il segnale è ancora basso prima dell'amplificatore, è molto più facile da regolare. Quindi detto questo, perché ad esempio si parla di studio monitor biamplificati? Perché loro hanno fatto una mossa geniale, hanno detto: perché amplificare il segnale e poi far fatica a dividerlo tra il tweeter e il woofer quando posso dividere il segnale prima di andare all'amplificatore e usare due amplificatori, uno per il tweeter e uno per il woofer? Cazzo di genio! Perché non ci hanno pensato prima? Perché dopo un po' ci hanno pensato, e infatti la maggior parte degli studio monitor sono biamplificati, cioè fanno questo tipo di gioco, dividono l'audio prima di metterlo in potenza in modo da avere il suono migliore possibile. Oppure potete mandare tutti a fare il culo e comprare delle casse monovia, come vi consiglio sempre. Altri problemi delle casse sono la differenza di fase tra le varie vie, ossia voi immaginate lo stesso suono che sta uscendo sia dal tweeter che dal woofer, ad esempio un suono nelle medie che può essere suonato da tutte e due, che va verso il vostro orecchio. Capite anche voi che, a meno che non siano orientate perfettamente nel triangolo equilatero tra le due vie e il vostro orecchio, arriveranno in momenti diversi. Quando lo stesso audio vi arriva in momenti diversi alla sua destinazione, c'è cancellazione di fase, ossia perdete delle frequenze. Ed è per questo che ci sono un milione di tipi, di forme di studio monitor, perché ognuno cerca di sistemare questa cosa al meglio possibile. Alcuni spostano il tweeter in mezzo al woofer in modo da avere meno problemi, altri fanno invece un tweeter un pochino più indietro con della diffusione, vedi le Genelec, dove c'è quella specie di foppa dove dentro c'è il tweeter. Vedete che non sono robe di design da pazzi, ci sono dei veri problemi acustici lì dietro. Un'altra poi caratteristica della cassa sono i reflex, ossia i buchi che hanno le casse. Voi, se vi immaginate questo cono che è spinto dal vostro audio, che è diventato potenza, che va avanti e indietro, capirete anche che è come ci sarà della pressione e della depressione all'interno della cassa. Voi immaginate improvvisamente di aumentare il volume di una scatola, l'aria che c'è all'interno dovrà occupare tutto lo spazio della scatola, della nuova scatola che è più grande, e quindi sarà più rarefatta e quindi ci sarà una depressione. Quindi gli stessi atomi di aria che girano qua dentro, quando il woofer esce, saranno più rarefatti, e quando il woofer rientra saranno più compressi. Questo qui serve lavoro per comprimere l'aria, per questo ci sono i compressori per pompare le gomme delle bici, perché serve forza per comprimere l'aria. È stato trovato un modo di ridurre questo problema, ossia lasciare in modo che l'aria esca ed entri liberamente dalla cassa tramite i fori di reflex. E voi direte: Francesco, ma perché non l'hanno aperta tutta la cassa? Perché c'è un altro problema, perché quando noi spingiamo l'aria da qui davanti, dietro la cassa si crea appunto una zona di depressione, e dovete immaginarvi quest'aria che gira intorno alla cassa e va dietro al suo interno. Questo qui è uno dei problemi veramente incasinati delle casse, ed è per questo che alcuni mettono il reflex frontale, quindi facendo andare quest'aria più velocemente dentro la cassa, alcuni lo mettono dietro in modo che l'aria debba fare tutto il giro prima di poter rientrare, altri preferiscono rotondi, altri preferiscono creare dei flussi orizzontali, come ad esempio le PMC. Quindi capite anche voi che ci sono un milione di
problemi con l'audio. Io vi ho fatto tutto questo sclero per farvi capire che l'audio è una roba complicata. Ad esempio, c'è un altro problema molto interessante, ossia la somma di questi due coni che stanno suonando contemporaneamente. Dove si somma il meglio nella distanza? Perché ogni cassa ha un punto in cui suona bene. Invece se state troppo vicini alle vostre casse avrete questo suono un po' più sfocato. Questo si chiama il punto di fuoco di una cassa. E la cosa ancora più grave è che tutte le cose che generano un suono hanno un punto di fuoco. Ad esempio, il caso secondo me più eclatante è quello del violino. Se voi ascoltate un violino stando attaccati al violino, il suono è veramente brutto. Se vi mettete a un metro dal violino, il suono è già molto differente, molto più legnoso, più bello. Se vi mettete a 10 metri da un violino, anche se non avete riverbero e siete in una camera perfettamente anecoica, il suono sarà molto più strutturato e più bello. Ed è per questo che uno studio di registrazione con una bella acustica è preferibile, perché potete mettere i microfoni più distanti dai vostri strumenti e prendere un suono più strutturato, perché in una grande sala di regia potete usare casse più grandi e più distanti dal vostro punto di ascolto, in modo da sentire un suono più strutturato, mentre in home studio, mediamente, state a una distanza troppo bassa dalle casse. Quindi se avete spazio, fate un tentativo. Provate ad allontanarvi dalla cassa, se avete ovviamente dell'acustica, cioè dei pannelli acustici intorno, per capire dove veramente suona bene, perché cambia veramente tanto. Bene, vi ho stressato abbastanza per queste puntate di teoria. Questa qua era la mia infarinatura generale. Per qualsiasi domanda che volete fare aggiuntiva, fatela qua sotto nei commenti e io continuerò questa serie partendo da quello che voi non avete capito. Non avete paura, anch'io nel realizzare questa serie ho capito che tante robe non le so. Non vi so spiegare, ad esempio, nei filtri dei crossover bene come si comportano, perché ogni filtro gira la fase, non lo so, so che succede, ma i miei studi di elettronica sono di troppi tanti anni fa e non usandoli mai nella pratica sono finiti un po' nel dimenticatoio, però tornerò a rispolverarli volentieri se a qualcuno interessa questa cosa. Bene, grazie per aver seguito questa puntata di Riperiani Teoria. Ricordo che tutto questo è possibile grazie a quelle fantastiche persone che stanno cacciando l'euro sul mio Patreon, e anche grazie a tutti gli iscritti che tutte le volte mi fanno venire voglia di, al posto di andare a fighe tipo oggi. Però se uno si diverte, a me va bene, io mi diverto con le casse, a ognuno il suo.